Si sente, aspetta. La mostra poco da aggiungere ai contenuti già sapientemente esposti dal direttore, che in particolare ringrazio per l'opportunità che mi ha offerto affidandomi questo incarico, che spero di aver onorato come ho potuto, ecco, diciamo così. E niente, sulla preistoria non voglio preannunciarvi molto, se non dire che ecco, sia la mostra di Lascaux, come potrete vedere, poi mi auguro nell'allestimento della preistoria che mi ha offerto, l'uomo contemporaneo così è chiamato a fare un salto di immaginazione, un salto di fantasia, perché compresse in poche sale espositive o nei pannelli didattici oppure nelle immagini che passano davanti agli occhi, negli schermi che fanno parte della grotta di Lascaux, diciamo, invitano il visitatore ad un viaggio nel tempo, un percorso evocativo che in qualche modo abitua, cioè ci costringe il visitatore ad uno sforzo di profondità.